Buonasera a tutti. In questo video vuole essere non un avvertimento, un monito ai falsi cristiani. Perché falsi? Perché dicono che Gesù è Dio, mentre la Bibbia non lo dice, e rifiutano il Corano che conferma le scritture precedenti, ovvero il libro con la verità. Ora, nel Corano si dice, come nella Bibbia, che Gesù è il più grande profeta di Dio e si dice di obbedirgli. Infatti, se noi leggiamo la Sura 3 al-Imran, versetto 51, cosa dice Gesù? Gesù dice: "Sono stato mandato a confermarvi la Torah che mi ha preceduto e a rendervi lecito qualcosa che vi era stata vietata. Sono venuto a voi con un segno da parte del vostro Signore. Temete dunque Allah e obbeditemi." Quindi l'obbedienza al messaggero, ovvero l'obbedienza a Gesù, ancora di più pensando che Gesù è colui che deve venire a giudicare il mondo per volere di Dio e quindi a instaurare il suo regno sulla terra. Infatti, molti musulmani forse non lo sanno, non lo ricordano, ma nella Sunna è detto che all'epoca di Gesù, cioè quando Gesù regnerà da Gerusalemme sulla terra intera come giusto sovrano e vi sarà il culto di un solo Dio, la terra ritornerà verdeggiante come all'epoca di Adamo. E ciò è confermato anche nella Sura 19, versetti 60-63. Che cosa dicono questi versetti? E quindi questo è un accenno al futuro regno messianico. Questi dicono: "Coloro che invece si pentono, credono e compiono il bene entreranno nel giardino e non subiranno alcun torto nei giardini di Eden, che il compassionevole ha promesso ai suoi servi, che hanno creduto nell'invisibile, ai suoi servi che la sua promessa è imminente, e non ascolteranno colà nessun discorso vano, ma solo pace, e verranno sostentati al mattino e alla sera. Questo è il giardino che faremo ereditare ai nostri servi che saranno stati timorati." Ma chi è che è timorato? Non certamente i cristiani che dicono falsamente che Gesù è Dio. E il Corano avverte costoro, li avverte di non continuare nella loro menzogna. Se noi leggiamo nella Sura 5, versetto 72, quindi la Sura Al-Maida, che è stata una delle ultime a essere rivelata al profeta Muhammad, il versetto 62 dice: "Sono certamente miscredenti quelli che dicono Allah è il Messia, figlio di Maria", perché la Bibbia e il Corano dicono chiaramente che Gesù è il più grande profeta di Dio e primo angelo in cielo. Nella Bibbia, in Daniele 12:1, si dice che Gesù è l'arcangelo Michele, il Messia, il gran principe che verrà negli ultimi tempi. Cosa dice questo versetto? Dice: "Michele è il gran principe." Quindi questo Michele è il gran principe che sta a favore dei figli del tuo popolo, ovvero Michele, l'angelo principe di Israele, è proprio il Messia che è divenuto uomo. È profeta, il più grande profeta su questa terra per volontà di Dio, perché il Corano dice, come risponde l'arcangelo Gabriele a Maria, che gli chiede: "Come può avvenire questo se mai nessun uomo mi ha toccata? Cioè, come posso io concepire un figlio?" L'arcangelo Gabriele gli risponde: "Quando Dio vuole una cosa, dice sì ed essa è." Quindi, per volontà di Dio, questo primo arcangelo, Michele, è divenuto uomo, messia e profeta su questa terra e deve ritornare per giudicare il mondo, instaurare il suo regno sulla terra. Ma quelli che si dicono cristiani, ma in realtà non lo sono, perché professano false dottrine, dottrine pagane, si inchinano davanti alle statue, davanti alle croci, quando nei 10 comandamenti che Dio diede a Mosè sul Sinai ci ha messo di non farsi nessuna scultura, di non inchinarsi davanti alle statue. Questa è idolatria, shirk lo chiamano i musulmani. Quindi pentitevi, perché il regno è vicino, il Messia sta per venire. Chi continua a dire menzogne brucerà nella Geenna. Cosa dice la Bibbia? Deuteronomio 6,4: "Ricorda Israele, il Signore tuo Dio è uno." Cosa dice Gesù a Maria Maddalena quando Maria Maddalena lo incontra e neanche lo riconosce? Questo è nel Vangelo di Giovanni, andatevelo a leggere. Non toccarmi, poiché io ancora non sono salito al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro." Quindi Gesù chiama Gesù Dio sulla croce prima di morire. Cosa dice? Dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se Dio, come fai a invocare Dio stesso?" Quindi non sanno neanche quello che dicono, non sanno quello che dicono. Lo stesso Apostolo Paolo, che i musulmani pensano che diceva che Gesù era Dio. No, no, Gesù, Gesù.
Lo chiamava angelo del Signore, Galati 4:14. Quindi i cristiani veri non credono che Gesù sia Dio, ma dicono la verità, che è il più grande profeta sulla terra, messaggero di Dio e angelo, primo angelo del Signore, arcangelo Michele. Quindi il Corano poi dice le stesse cose della Bibbia. Quindi questa è la verità, pentitevi perché il Messia sta per venire e quel giorno voi sarete condannati. Con questo è tutto, vi saluto.